grazie per la linea Carmine, internazionali d'Abruzzo qui sui campi del Ciclo Tennis Sporting Club di Francavilla al Mare, terza giornata quella di oggi, splende un bel sole, vicino a me c'è Luca Del Federico che è il direttore del Challenge. Del Federico, ieri grande sorpresa l'eliminazione del vincitore dello scorso anno, Quincy, oggi le gare del mattino hanno riservato sicuramente grande spettacolo, qualche sorpresa? Ma più che di sorprese, stamane abbiamo avuto una grande gioia, la vittoria di Giulio Zeppieri contro il quotato tedesco Käfer, con la vittoria di Zeppieri al terzo set, una partita molto molto bella, un ragazzo di 17 anni che si ritrova a arrivare a un turno importante di un challenger battendo un giocatore stato best ranking 130, oggi 183 al mondo. E poi sta giocando la testa di serie numero 1, il tedesco Mertherer. Sì, in questo momento contro Gustavo Elias sono al terzo set sull'1 pari e anche qui un match molto avvincente in una giornata spettacolare perché sembra di stare a maggio. E quindi niente, ci auspichiamo che questo bel tempo continui per tutta la settimana. L'ultima davvero del Federico, si stanno ben comportando gli italiani? Molto bene, molto bene. Questi sono eventi che servono soprattutto ai giocatori italiani per poter accedere poi anche a tornei ben più importanti di un Challenger 80 punti. Abbiamo tanti italiani in corso e ci auguriamo che almeno uno di questi sia della finale. Grazie Luca Del Federico, c'è tanto pubblico qui sui campi del Circolo Tennis Sporting Club di Francavilla al Mare. Naturalmente nel corso dello speciale di questa sera vi daremo conto degli altri risultati del pomeriggio. Da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli è tutto, studio. Grazie Paolo, continueremo a seguire ovviamente nel corso di questi giorni fino all'epilogo questo straordinario evento di promozione non soltanto sportiva in corso a Francavilla al Mare.